I tempi per la riapertura del centro Oli di Viggiano potrebbero essere imminenti, forse si può parlare già del mese di settembre. È quanto affermato dal presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, durante un incontro organizzato nel centro sociale di Villa d'Agri e promosso dall'amministrazione comunale, interamente dedicato alla delicata situazione occupazionale del settore petrolifero di Eni e delle aziende dell'indotto. Ma quali sono le novità? L'ufficio si appresta a fare gli atti in questo senso. Di per sé questo atto, appena sarà formale e ufficiale, non determina la riapertura in sé, ma l'ENI ha bisogno di ottenere ulteriori step di autorizzatori. Tempi previsti più o meno? Non da parte della Regione, dico anche i tempi. Per cui l'ultima parola credo sia dell'UNMIG e i tempi credo siano molto brevi di questo iter, per cui tra questo scorcio di estate, per intenderci luglio e agosto, si può pensare oggettivamente che si completi questo iter, significa che settembre può essere un tempo utile. Attraverso questa nuova, come dire, questa progettualità messa in campo da Eni, quella miscelazione di acque sostanzialmente viene di fatto evitata totalmente a monte, per cui l'oggetto che ha determinato la sospensione del centro Oli e delle vasche viene meno. A Villa d'Agri, tra amministratori e aziende, c'erano anche alcuni lavoratori dell'indotto. I sindacati auspicano una convocazione urgente del tavolo della trasparenza, soprattutto per dare risposte ai tanti lavoratori che, a dispetto delle promesse consumate intorno ai tavoli di crisi, rischiano di non essere reintegrati a causa di cambi di appalti a vantaggio di nuovi lavoratori, alcuni lucani, altri no, che starebbero già arrivando. Il rischio è che venga completamente smantellato il contratto di sito, l'accordo siglato per garantire maggiore tutela ai lavoratori e alle maestranze locali.